benvenuti in questo nuovo video, sono amico MC che vi parla, ci siamo riuniti nel suo video. Allora, oggi siamo con la prima reaction stagionale, la reaction di Foggia Catania, il secondo turno di Coppa Italia. Noi qui stiamo vedendo il riscaldamento di tutti i giocatori, cioè, oppure prima l'ha fatto vedere che stavano nello spogliatoio, adesso ma non so dove stanno in campo, negli spogliatoi, ma anche dopo in campo. Intanto qua stanno intervistando Ember sul fatto del mercato, che cosa sta succedendo. Ci tenevo a salutare Meta 01 che è allo stadio, dunque, ciao Meta, buona partita, godila, è sempre forza Foggia. E dunque ragazzi, ci vediamo all'inizio della partita. Ragazzi, ci siamo, iniziata Foggia Catania, ci vediamo dopo. Vantaggio del Catania, ragazzi. Ma mi ha perso il pallone, mannaggia la miseria. Catania in vantaggio, non era neppure fuori gioco, era pure regolatissimo. Come abbiamo visto, nessuno muove dalla posizione di Rossetti. Siamo subito sotto, mannaggia. E lui sbloccare il risultato, Zaccheria Foggia 0. Ragazzi, finisce il primo tempo di Foggia Catania, come al solito, come dico io, primo tempo di merda, veramente. Come lo dicevo anche con la Juve, poi questa cosa funzionava, la Juve vinceva incredibilmente. Spero che succeda così pure a Foggia. Vabbè, comunque Zambelli dopo peggiore in campo, sta sbagliando veramente tutto, uno struppone da merda, non sa crossare. Ogni volta che perde palla sbaglia il passaggio oppure la perde. Cioè, veramente, c'è una cosa impressionante. Vabbè, speriamo che nel secondo tempo riusciamo a trovare il pareggio. Vediamo. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo di Foggia Catania. Mi sono spostato qui in cucina, mi sto anche gustando un po' di pizza e anche vedendo la partita del Foggia, che purtroppo sta perdendo 1-0. Vediamo almeno se riuscirà almeno a pareggiare il Foggia. Speriamo. Bruciamo le dita. 2-0 Catania. Era proprio la posizione là di Lodi. Questo giro tra le sostituzioni fatte o non fatte, io guardavo Lodi e Bizzarri, cosa stavano facendo. Lodi non si è mai distaccato dalla palla, ha sempre stato molto che attento schifo. Su tutte le posizioni. Cosa ha fatto? Ha beccato la distrazione della difesa tra i continui cambiamenti e è andato a mettere proprio sotto la barriera, l'ha messo raso terra a fin di palo. Questo vuol dire che ha grandissima intelligenza questo giocatore. Allora, nell'occasione di prima, Diri doveva tirare là. Perché l'ha passata? Mannaggia la miseria. Poi si è pure infortunato Diri, mannaggia. Festeggia con le 10 o 12, quella dozzina maledetta, virgolette. Gori 1-2, vai, prendi sta palla, dai. Prendi sta palla, 2-1, Gori. Dai, dai. Siamo ancora vivi. 72esimo, vai, mancano ancora un po' di minuti per pareggiarla. Gori. Ma perché? Mannaggia la miseria, oh. Mamma mia. E nessuno che lo ferma a quello che fa l'assist. Voluto fermare, oh no. Mamma mia, fa un culo, va. E non lo ferma nessuno a quello, Ma quello Tonucci che sta a fare così? Ci vuoi mettere il piede o no? Mettici il piede invece di stare così. Mettici sto cazzo di piede. Mettici sto cazzo di piede, Tonucci. E stai là così a vederlo. Ci vuoi mettere il piede o no? A disposizione, poi la grande lucidità. Fangulo, va. Ragazzi, eccolo, è finita qui la partita, è finita 3-1 per il Catania, che va a raggiungere l'Hellas Verona nel terzo turno di Coppa Italia e Foggia eliminato. Questa partita sembrava a portata di mano nostra, invece il Catania si è dimostrato una grande squadra, ha fatto una bella partita e noi siamo troppo sfortunati pure con le squalifiche là, Agnelli, Floriano, Mazzio, Gerbo,
eccetera eccetera eccetera, tutti cioè per 2 giornate saranno squalificati, quindi saltano questa e più la prima giornata di Serie B. Il calendario doveva essere domani, l'hanno spostato, non si sa quando lo faranno questo calendario di Serie B, non si devono ancora decidere. Cioè molto poco si decide mia nonna a fare il calendario di Serie B che non la FIGC e la Serie B. Comunque, beh ragazzi, spero che siate piaciuto, commentate e iscrivetevi al canale su tutti i video. Ci vediamo domani con il post partita di Foggia Catania. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buonanotte.